Buongiorno a tutti, io sono Alberto Nardelli, sono uno psicoterapeuta dell'Istituto Gestalt e oltre a coordinare assieme a Carla il settore coppia, coordino anche assieme a Paolo Baiocchi e a Claudia il settore potenziamento. Ora, prima di spiegarvi un po' cos'è il potenziamento, qual è il suo oggetto e come mai noi dell'area potenziamento siamo così entusiasti di collaborare con Mario e con il teatro di Dario Fo. Ecco, prima di tutto questo vorrei farvi vedere un breve video, un breve filmato che abbiamo costruito qualche tempo fa per cercare di riassumere in pochi fotogrammi quella che è l'esperienza delle persone che hanno già vissuto, già visto il laboratorio di potenziamento da vicino. Partecipare ai laboratori di potenziamento Gestalt per me è stata un'esperienza molto utile e in primis potrei dire che il primo strumento che ho acquisito importante è stata l'alfabetizzazione emozionale, cioè riuscire a dare un nome alle emozioni che si provano in maniera un po' più approfondita e complessa, che non sia il solito dire sto bene, sto male. E questo serve perché dando il nome giusto c'è già un immediato senso di tranquillità, perché c'è una comprensione di ciò che ci sta avvenendo a livello più profondo. E il secondo aspetto è che una volta che abbiamo il nome giusto abbiamo anche la capacità di gestire questa emozione e sfruttare l'energia che questa ci dà per dare direzione alle nostre azioni. L'esperienza in questi gruppi di potenziamento Gestalt è stata molto positiva. Ho apprezzato il metodo e la cura con cui sono stati avviati e anche gli strumenti che ho fatto miei, ho acquisito proprio nel partecipare a questi gruppi. Strumenti che uso e che sono diventati ormai, fanno parte delle mie risorse esistenziali e che mi aiutano proprio nei rapporti con le persone e nella vita di tutti i giorni. Io lavoro in ospedale e anche in questo il potenziamento Gestalt mi ha aiutato, sia nel mio relazionarmi con il paziente, quindi a livello anche empatico, sia per parlare con i miei superiori. Il fatto di trovarsi in gruppo è un'esperienza importante, non siamo abituati neanche a fare questo, stare in cerchio con altri, e i fattori positivi di questa esperienza sono la condivisione di strumenti che ognuno di noi può portare rispetto al proprio vissuto e passarli ad altri e quindi arricchirsi. Con l'aiuto del gruppo sono anche riuscita ad uscire da situazioni lavorative in cui mi ritrovavo bloccata da mesi, grazie ai loro suggerimenti, grazie ad alcune loro idee nuove, appunto punti di vista che io non avevo considerato.
Come avrete intuito, come era facile intuire dal video, quello di cui parla il soggetto dell'area potenziamento sono i gruppi. Abbiamo individuato in istituto, adesso ve lo dico proprio in maniera rozza visto il tempo, ma due modi fondamentali di lavorare con i gruppi. Allora, da un lato c'è quello un po' più ortodosso, un po' più caratteristico, che è la terapia di gruppo, in cui c'è un terapeuta che guida le persone e gli permette di sperimentare proponendo una serie di esperienze che per esempio vengono anche dal teatro, come la messa in scena, l'utilizzo del corpo, gli sprona a provare a vedere diverse parti di sé attraverso un'esperienza personale. E poi c'è un'altra modalità che ci sta veramente appassionando in questi anni, è una modalità che sta prendendo tante energie e che noi abbiamo preso in prestito dai gruppi di mutuo soccorso. Penso che tutti voi conoscete i gruppi di mutuo soccorso più famosi, come per esempio gli Alcolisti Anonimi, e che sono gruppi solitamente dedicati all'area del disagio, all'area della sofferenza. Ecco, c'è un'idea che al di là del tema è piaciuta molto a noi dell'Istituto, ovvero la possibilità di far sì che le persone siano padrone della loro esperienza, siano capaci di essere loro stessi che creano assieme ad altri, costruiscono, cercano quello che desiderano. È una forma di atteggiamento diverso anche da parte della coscienza delle persone. In due parole, quello che abbiamo fatto in questi anni, l'esperienza è cominciata circa 4 anni fa grazie a un progetto che si chiamava e si chiama tuttora la Casa delle Emozioni, promosso dalle Buone Pratiche, ONLUS, in cui è stato possibile costituire decine di gruppi, in cui hanno partecipato centinaia di persone, e che ci ha dato l'occasione di vedere un fenomeno particolarmente importante, particolarmente interessante, ed è quanto le persone fanno fatica a stare in gruppo, quanto le persone fanno fatica ad aprirsi all'interno di un gruppo. E questo, se pensate, è un po' paradossale, visto che noi costantemente siamo in un gruppo. E la possibilità quindi di vedere anche le nostre difficoltà, i nostri modi, le nostre peculiarità nello stare in un gruppo, ecco, questo è quello che a noi particolarmente interessa. L'altro anno, grazie poi ad alcuni finanziamenti regionali che abbiamo avuto, proprio perché questo progetto ha riscosso molto successo anche a livello istituzionale, abbiamo cominciato anche a costituire dei gruppi tematici. In particolare, tutto lo scorso anno l'abbiamo dedicato al tema della genitorialità, quindi lavorando con gruppi di genitori sul rapporto genitori-figli, soprattutto anche in età un po' più adulta, e inoltre all'interno di alcune istituzioni, come per esempio le forze di polizia, come all'interno delle scuole, e abbiamo potuto raccogliere un'enorme quantità di materiale e di spunti. Allora, qual è il senso, qual è lo scopo per cui l'Istituto sta investendo tanto in questo progetto? Perché il nostro sogno, la cosa che noi crediamo, è che si possa attuare una piccola o grande rivoluzione culturale, cioè che si possa cercare di affrontare e gestire quella che è l'emozione caratteristica dei gruppi, che è la vergogna. Ne hanno già parlato prima i miei colleghi, ma io vi propongo di vederla anche da un altro punto di vista. Che la vergogna in realtà è qualcosa che ruba un'appartenenza. In questo momento, mentre io vi parlo, io ovviamente sono imbarazzato sul palco, mi sto un po' vergognando, e questo so che capita anche a tutti voi, che capita costantemente. Capita più volte al giorno, ogni volta che si entra in un nuovo contesto, ogni volta che ci si trova di fronte a qualcuno che ti sembra magari che ti guardi, ti chiedi se sono pettinato, sono a posto. E c'è come una forma di giudizio che tutti gli esseri umani hanno costantemente su di sé e che c'è stato spesso imposto anche dalla società, grazie anche al principio, penso voi conosciate bene, del dividi et impera. Se tutti sono costantemente in difficoltà nell'essere quello che sono, e sono anche un po' più manipolabili e gestibili. E allora qual è il nostro sogno? Il nostro sogno è che le persone, entrando in un gruppo di potenziamento, possano avere quasi un'iniziazione al gruppo, possano scoprire qual è la forza, qual è la magia che si sprigiona. Ci sono dei volti di persone che hanno già partecipato ai gruppi, ci sono volti anche dei facilitatori, di cui parlerò a brevissimo, e
Ogni persona, anche adesso nella pausa del caffè, mi riporta quanto sia stupefacente entrare in un gruppo dopo le normalissime resistenze iniziali. Parlavo del facilitatore, perché? Perché è la figura chiave, è una figura starter. Serve a far sì che ci sia un sostegno al gruppo perché decolli, perché parta. Perché all'inizio questa quasi maledizione che hanno tutti gli esseri umani di pensare che le parti di cui vanno meno fieri, le parti che spesso hanno a che fare con delle parti più delicate, più a cui noi teniamo di più, queste sono proprio quelle parti che invece ci permettono di crescere, che permettono di far fiorire i nostri tesori, che si espandano e ci possono regalare una vita molto più felice. Allora il facilitatore, capirete, che ha un ruolo fondamentale ed è per questo che una formazione come quella che avevo ospitata, no? Di cui poi si parlerà all'interno di questo convegno, quindi la possibilità di usufruire di strumenti che sono trasversali e che servono sia a un terapeuta che anche a un facilitatore, ecco, questa è un'opportunità veramente fondamentale per due motivi. Perché un facilitatore, vi accenno tra l'altro che avremo molto bisogno di facilitatori prossimamente perché stiamo progettando qualcosa di veramente grosso con l'istituto e quindi chi ha già fatto il corso verrà richiamato nei ranghi e chi vorrà poi entrarci vedremo, faremo altre formazioni. Ecco, sarà importante che questi facilitatori abbiano due caratteristiche. Allora, da un lato che sappiano gestire la loro vergogna innanzitutto, perché fare il facilitatore, trovarsi in mezzo a 10-12 persone che all'inizio ti guardano un po' così, con diffidenti, non è proprio semplicissimo. E quindi ci vuole che ci sia una capacità di entrare in relazione e di esporsi quando è il momento giusto. Dall'altra parte c'è una parola che mi è rimasta in testa parlando ieri con Mario, che è la parola fabulazione. Cioè un facilitatore ad avere la caratteristica fondamentale di sostenere la narrazione. Nei gruppi di potenziamento non si mette in scena, non si utilizza molto il corpo, ma si utilizza più la parte narrativa, la parte cognitiva. E le parole, un grande terapeuta come per esempio Paolo Quattrini dice che noi usiamo le parole come un bisturi, no? Per noi sono il materiale con cui si opera in qualche maniera. Ecco, proprio le parole devono essere sostenute perché prendano vita, perché prendono corpo nelle persone, anche se non si mette in scena. E questo è una delle cose fondamentali a cui serve il teatro, è quello di riuscire a, impersonando per esempio dei personaggi, sentire come questi personaggi parlano, come usano il corpo, e quindi usare la parola giusta o aiutare le persone a trovare la parola giusta al momento giusto. Concludo dicendo ancora due cose. La prima è che per chi volesse sperimentare in prima persona l'esperienza di un gruppo, l'istituto sta costituendo ancora due gruppi gratuiti di mutuo soccorso, sempre all'interno del progetto della Casa delle Emozioni, e quindi chi fosse interessato può rivolgersi in segreteria, chiedere informazioni e provare in prima persona cosa significa questo, cosa significa lavorare su qualcosa che fa parte di quella mente profonda di cui parlava prima Paolo. L'altra cosa, concludo con una piccola considerazione. Ieri sera stavo parlando con una persona a cui io tengo molto, e come tutte le persone a cui si tiene, litighiamo, ci prendiamo, ci molliamo, facciamo tante cose particolari. E una di queste cose è che però quando mi dice qualcosa di sentito io cerco di aprire le orecchie. E ieri mi ha detto una cosa, mentre io ero lì che mi chiedevo cosa dirvi, cosa non dirvi oggi. Mi ha detto: se tu parli di qualcosa in cui credi, non avere paura, perché c'è un messaggio che tu porti e se per te è importante, dillo. E io credo che questo messaggio sia quello che caratterizza l'istituto ed è quello per cui... che ci sostiene, quando ogni giorno lottiamo assieme, fianco a fianco, ci vediamo ogni tanto la sera con Filippo, Paolo, Adore, incredibili, abbiamo finito la giornata, e credo che quello che ci unisca è che c'è, assieme a tutto lo staff, l'idea di voler portare un'idea più umana nelle persone. Il fatto che essere come dei, essere perfetti, è molto stressante, è molto faticoso, è un'armatura pesantissima,
E invece essere umani vuol dire soffrire, vuol dire star male, ma vuol dire anche poter amare, vuol dire anche poter avere amici, vuol dire anche poter aprire il cuore a delle esperienze che sono molto nutrienti e molto arricchenti. E quello che a me piace credere è che se oggi siamo qui, invece di starcene magari in giro sul divano, è perché in realtà tutti noi cerchiamo questo. Siamo dei cercatori che vogliono qualcosa di più che non sia solo quei pensieri superficiali. E in questo io vi dico che sono con voi e vi sprono a non mollare. Secondo me, anche se magari non troveremo quello che cerchiamo, col tempo ci possiamo avvicinare. Ringrazio.